concerto di Joe Strummer, che già da allora era ex leader dei Clash, quindi gruppo che ha formato la loro, che ha caratterizzato la loro giovinezza. Ecco, però la cosa che volevo sottolineare era questa, cioè la giovinezza spesso è un'età di sotterfugio, un'età di adattamento a un gruppo solo perché non si ha niente di meglio da fare. E solo poche di quelle amicizie che magari si nascondono tante ipocrisie dietro al massimalismo della giovinezza, no? Noi siamo così, noi siamo uniti, il rock and roll è di un'epoca di compromessi, no? Diventare adulti significa quasi necessariamente tradire determinati ideali, determinati sogni, alcuni punti fermi che si avevano.